Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che si chiama torsione di lobo epatico nel coniglio. È una patologia ritenuta fino a poco tempo fa rara, ma in realtà è una patologia emergente e sembra essere in realtà più frequente soprattutto nei conigli ariete, come il nostro amico oggi, quindi i conigli con le orecchie basse. Che cos'è la torsione di lobo epatico? Quindi è un evento meccanico, patologico, in cui uno dei lobi del fegato del coniglio ruota sul suo asse e quindi si crea una strozzatura vascolare con dolore, emorragia e possibile riassorbimento di tossine. Abbiamo detto che è più frequente negli ariete, ma una vera e propria ragione per cui i lobi epatici nel coniglio si torcono non è stata riscontrata. Si pensa che in seguito a delle dilatazioni gastriche, quindi ci sia in primis una dilatazione dello stomaco, dopodiché la patologia si risolve spontaneamente o con aiuto medico, quindi lo stomaco si svuota, torna a dimensione normale, improvvisamente in addome viene a trovarsi più spazio del normale e uno dei lobi epatici del coniglio può appunto ruotare. Il fegato del coniglio ha infatti più lobi epatici, addirittura 6, quindi il fegato è diviso in 6 parti. Nel 60% dei casi è stato visto che a ruotare è il lobo cosiddetto caudato. Come ce ne possiamo accorgere? Quindi quali sono i sintomi? Come al solito, purtroppo i sintomi sono piuttosto vaghi e aspecifici. Il nostro coniglio è abbattuto, non vuole giocare, non vuole mangiare o comunque mangia molto poco e di conseguenza riduce anche la produzione di pellet fecali. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare subito dal veterinario specializzato. Durante la visita clinica, il medico si può accorgere che il coniglio mostra mucose pallide, cioè a livello delle mucose palpebrali o della bocca. Il colore non sarà più rosa, ma sarà bianco, comunque tendente al pallido. L'altra cosa sarà il forte dolore addominale. Detto questo, bisogna partire con i soliti accertamenti e quindi alle analisi del sangue si noterà un'anemia, quindi una perdita più o meno grave di globuli rossi, perché ricordiamoci il lobo del fegato è ruotato e quindi le strutture vascolari sono strozzate e si possono avere emorragie interne. Inoltre al profilo biochimico gli enzimi epatici saranno alti, ma a volte anche gli enzimi renali sono alti e a volte si può notare bilirubina nelle urine. Ovviamente capite che si tratta di una vera e propria urgenza medica e chirurgica, quindi il coniglietto deve essere stabilizzato il prima possibile con terapia del dolore, perché è una patologia, ricordiamoci, molto dolorosa e acuta, fluidoterapia per ristabilire una pressione decente. Alcuni pazienti avranno bisogno di una trasfusione di sangue immediata, dopodiché dobbiamo andare a risolvere la patologia in chirurgia, quindi dobbiamo andare proprio a rimuovere chirurgicamente il lobo epatico che è andato incontro a torsione e quindi di conseguenza il coniglietto verrà ospedalizzato per qualche giorno. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima pillola, qualsiasi domanda o commento scrivete sotto. Ciao!